Con l'animo affranto e un dolore infinito vi comunichiamo che Giovanna ci ha lasciato. È l'annuncio di Ferruccio De Bortoli, presidente di Vidas, l'associazione che Giovanna Cavazzoni fondò 34 anni fa e che ancora oggi offre assistenza sociosanitaria completa e gratuita ai malati terminali e che, accanto al complesso già esistente, vedrà nascere un nuovo hospice interamente dedicato ai bambini. Tutti siamo stati bambini, non dimentichiamolo. Mi stupisce e mi dà gioia vedere che la passione dell'inizio non è andata scemando. Era nata a Milano 85 anni fa, dopo la fine del suo matrimonio con il maestro Claudio Abbado e la morte prematura del suo secondo compagno, si dedicò ad inseguire quell'obiettivo che si era proposta in gioventù, assistendo un'amica malata di cancro, una malattia che si rifiutava di definire incurabile. E ci chiamavano utopisti. Cosa pensate? Il mondo non si cambia. Però noi dicevamo, anche se non si cambia, qualche segnale è importante trasmetterlo. Giovanna ci ha lasciato, conclude De Bortoli, con la dolcezza e la discrezione che hanno caratterizzato la sua intensa e generosa vita al servizio degli altri. Ci ha lasciato con un sorriso, trasmettendoci la sua forza e la sua determinazione. E cosa c'è al di là della parete invisibile? C'è un oltre, l'oltre. Mi pare che oggi all'oltre si pensi pochissimo.